Siamo intervenuti con le forze della provincia, con i tecnici, con i consiglieri, chiamati dal sindaco Ernesto Graziani in prima linea su questo problema del ponte di Guassacconcia. Ci auguriamo di intervenire subito individuando le risorse e i mezzi per risolvere un problema e dare serenità a Paglieta. Sì, come ha detto il Presidente, questa mattina alle 9.20 ho ricevuto una telefonata di un amico che ha un appezzamento di terreno che stava lavorando, il quale mi ha annunciato purtroppo il crollo di questo ponte. Per fortuna la strada era stata già transennata, perché su mia segnalazione avevo appunto indicato alla provincia l'esistenza di un'anomalia che si era aggravata ulteriormente. Peraltro questa anomalia, determinata dall'abbassamento del manto stradale, si era verificata già nei due anni precedenti, tant'è che questa chiusura era stata preceduta da altre due che erano state disposte direttamente da me in via d'urgenza. E quindi io, per fortuna, sono felice che nessuno ha subito danni di tipo fisico, però io mi auguro che venga ricostruita più presto, perché i danni di tipo economico, la popolazione che ha esercizi e attività commerciali a ridosso di questa strada stanno già subendo un danno enorme dalla chiusura di questo ponte, e il protrarsi di questa situazione non può far altro che aggravare una situazione già gravemente compromessa.